Ciao a tutti, io sono Crew e vi do il benvenuto a questo quinto episodio di Alan Wake. Se non mi sbaglio siamo al quinto e continuiamo qua nel bosco. La scorsa volta dovevamo evitare le trappole del pagliaccetto che ci ha rapito la moglie e vediamo un po'. Ecco, si inizia già subito bene. Aspetta un po', va. Questo qua devo ancora cercarlo. E dai, voilà, già tutti e tre uccisi. L'altro era qua nel cespuglio, le ho proprio sparato alla Katsum. Allora, ricarichiamo solo l'arma, se no siamo panati. Tra l'altro cosa abbiamo? Ah, abbiamo anche un bengala, eh. Eccolo. Bastardissimo. Porco. Ma dai, perché non me lo mette? Dai. Porca miseria. Volevo che mi mettesse il bengala, non me l'ha messo. Orca trota, oh. Mamma mia, ho rischiato un casino. Allora, ma già che corro così, o passano due giorni e mi dimentico i comandi. Ulla, ulla, la, la. Che diavolo? C'è qualcuno? No, eh. Meno male. Ah, tra l'altro Piccio non mi son messo. Sì, che c'è qualcuno. Non mi son messo il timer. Così non so da quando è che registro. Guarda che bastardo pezzo di rotto. Oh, pianta un po' lì. Ok, uno. Come già che si schiva? Ho sbagliato, ho usato il bengala, non lo so neanche io come. Ah, col tasto schivata l'ho usato, vaffanculo. Ah, fa un po' vedi, ma non c'è un cazzo. Oh, sto inizio video, sto iniziando malissimo, eh. Ah dai, che lassù c'è una luce da accendere però, purtroppo. E c'è anche una pagina. Tra l'altro, editando un video mi sono accorto che ho dimenticato una pagina al benzina. Oh no, non scappa, wait. Ma sì, ma sto qua è di quelli. Vaffancuore. No, di qua è chiuso. Dai, le batterie da scaria. Allora, che ti ho evitato, è pezzo di Cristina d'Avena. Allora, almeno uno ce lo siamo tolti. E vaffan bagno anche a te. E va caghe, va. Porco Giuda, volevate, eh? Ficcarmelo nel wake. Oh, ho anche acceso la luce. Almeno salvataggio. E la salute è ripristinata. Qua c'è una paginina. E là c'è un fucile che pigliamo subito. Fucile da caccia. Con 5 proiettili. Ma metti la pistola per ora che abbiamo solo più. Mamma mia. 5 proiettili abbiamo. Qua c'è il coso del caffè e ne ho sempre dimenticato uno dal benzinaio perché sono ciecato. Ma vabbè, ce l'avevo davanti al naso, eh? Allora, cos'è? Cosa c'è scritto? Raccogli pile e chi lo sapeva, raccoglie munizioni. Vedete, sono ciecato e mica l'avevo vista. Allora, io direi che dobbiamo andare di qua. È la Wake, non ti spaccare le ginocchia. Osserva. Sentì precipitare l'aereo. Non aveva alcun senso. Eh no. Era chiaro che fosse appena caduto, ma era vecchissimo e sembrava non volasse da anni. Veramente. Guardarlo mi fece venire i brividi. Noi.
Ah, qua c'è dell'oscurità, guardate lì. C'è qualcosa dentro o no, eh? Ah, c'è un rifornimento. Andiamo subito a prenderlo, va, che siamo messi abbastanza male. Dunque, diceva di qua. Sarà qua dietro. Qua. Cos'è qua dentro? No, qua dentro no. Sarà qua sopra? È là sopra. Mamma mia. Là. Salta, wake! Bene, grandissimo. Apri. Allora, raccogli bengala. Ah, oppure ho sbloccato un achievement. Dai, ce la puoi fare, wake. Voilà. Qua cos'è? Ah, è solo una luce, non è una pagina nascosta. Bon, possiamo continuare. E là. Allora, noi siamo arrivati da là, quindi andiamo di qua. Corri, corri. Cos'è? Raccogli bengala. Mi sa che cade giù l'aereo. No. Non lo so. Ok, qua mi sa tanto di posto che ce lo mettono nel dere. Lo sapevo, eh. Vabbè, l'ho giocato, però non è che mi ricordo tutto. Dai, sciacchi, eh. Volevi. Ok, uno è andato. Questo qua è già cercato. Ok, per ora lasciamo che la batteria si ricarica da sola. Finché non ci sono nemici, facciamo così, se no le... Ecco, finché non ci sono nemici. Ah, vaffanculo, eri lontano. Ah, va, andate a quel paese, va. C'è ancora qualcuno che vuole essere pistolato. Ah, qua ci sono delle munizioni. Sia da caccia che da pistola, bene. Ah, possiamo anche accendere la luce, non facendo così. Voilà, che bravo. Troppo bravo. Adesso vedete che muoio. Allora, corriamo un po'. Dunque, fammi un po' capire. Dobbiamo andare là, mi sa. Però no, aspetta. Di qua così. Ma tanto adesso ci sarà qualcuno che ci rompe, di sicuro, eh. State sicuri che non è un posto tranquillo. Oh, dai, che là c'è un'altra baffa. Dai. Sì. No, va a cagare. Volevi? E anche tu, va a cagare assieme agli altri. Allora, abbiamo zero batterie, bene. Però là c'è una luce. Allora, andiamo giù pian piano senza cadere nel fiume. Oh, salvataggio, non è che c'è una batteria, no, eh? Troppo facile. E allora io direi di salire su di qua, arrampicati. Allora. Comunque, i video che sto portando sul canale di Alan Wake sono tutti vaffanculo. In full HD. Porca miseria. Sono tutti in full HD e in una qualità veramente alta. Magari fin troppa per YouTube. Voi non lo sapete, ma 20 minuti di video sono 4 giga. Porca trota. Solo che oramai ho iniziato a caricarlo così e finirò di caricarlo così. Mamma mia. Voilà.
E infatti tengono praticamente quanto la registrazione. Allora. Ah, ricarichiamo. Tolgo tutte le macchie perché quelle macchie lì ci fanno danno. Quindi voglio evitare di perdere vita con delle cagate. Allora, qua dentro c'è qualcosa? No. Oh sì. Vediamo un po'. Raggiungi il piano, l'ultimo piano. Quindi qua, ecco, c'è una pagina. C'era solo quello, peccato. Vorrei delle batterie, grazie. Allora, corriamo un po'. Aspetta, qua. Calcia. Alà, madoi, che calciatore. Ah, che bravo, ho preso il... No, no, no. Stavano cadendo giù. Ho preso l'ascensore al volo. Un'altra pagina. Un'altra macchia, dai. Non voglio sprecare la batteria, è per quello che non punto la torcia, sennò uno riesce a togliere la macchia molto più facilmente. E qua c'è anche il coso da caffè. Raccogli. Dunque, poi dobbiamo salire là. Dai che siamo arrivati, eh. Pieno di macchie. Questa qua la evito. Porca merda. Che spavento. Vaffanculo, va. Allora, attraversa il bosco. Ecco. Oh. Cosa vuoi? Non ho più batterie, porca miseria. Eccoli. Qua cosa c'era scritto? C'è scritto The Darkness Wears Her Peace. Forse c'è scritto quello. Dunque, qua c'è qualcosa? Batterie? Batterie? No? No, dai, fammi un po' correre. Veramente non c'è un ca? Mamma mia, oh. Allora, saltiamo. Dai, salta, wake. Voilà. Ah, qua c'è un coso di rifornimento. Dimmi che c'è la pistola. Raccogli. Ha raccolto munizioni revolver e batterie energizer. Ne abbiamo solo due. Dunque, di qua mi puzza che c'è qualcosa. Mi puzza che non c'è un cacchio. No, veramente. Non c'è sta niente, niente. Come non detto, speravo di trovare un qualcosa. Saliamo su. Porco cane, gli alberi. I barili. Dai. Ah, è uno di quelli forti, quello là. Allora, quello l'ho accecato. Questo va a cagare. Oh. Voleva. Eccoli, adesso ti faccio vedere anche a te come si spara un colpo alla volta. Guarda lì, aspetta un attimo, ho quasi finito. Belinva. Oh, sciapai la gamba. Lo scrivano a 6 colpi. Achievement sbloccato. Cioè, cos'è, scusa? Cosa ho fatto di così bello? Lo scrivano. Vediamo un po'. Sconfiggi 100... Ah, una cagata. 100 posti. Ah, vabbè. Pensavo di aver fatto chissà che cosa, bastava sconfiggere 100 nemici con la revolver. Allora. Comunque, batterie siamo di nuovo poveri. Ah, però là ce ne saranno delle altre. Dai, Wake, non puoi stancarti ogni 2 metri, lì c'è anche un coso.
Ok. Ok, io non so da quant'è che registro, porca miseria. Ma sarà un quarto d'ora, facciamo ancora sto pezzettino. Gli alberi cadono. È pericoloso fare il boscaiolo. Oh cazzo. È pericoloso fare la boss fight. Allora. Volevate. No, niente, voli. Porca merda. Avete visto? Un colpo quanto mi ha tolto. Aspetta un po'. Dai. Vieni qua te, non ti nascondere dietro le pietre. Azzo. Ok. E il boscaiolo l'ho ucciso. Ah, l'avevo ucciso. Quindi un colpo solo. Ricarichiamo solo il fucile. No, non posso ricaricarlo perché non ho abbastanza colpi. Il boscaiolo. Ok. Dai che lassù c'è la luce. C'è la luce. Wake, vai verso la luce. Tranne se sei lì per morire, meglio non andarci. Bene, abbiamo raggiunto... Ah, telefono. Barry? Ah, veranda invada dagli uccelli, sembra un film di Hitchcock. Nasconditi, sto arrivando. Non aprire la porta. Ti sembro pazzo? Non muoverti, torno subito. Cerca solo di tenere accese le luci. Cerca solo di tenere accese le luci, poi se hai anche due munizioni da regalarmi, magari le piglierei anche. Allora, ricarichiamo solo, prima di andare avanti. Qua è al massimo, abbiamo tre bengala. Ah, là c'è un coso. Dovevo di rifornimento. Dovevo raggiungere Barry nel cottage, ma almeno ero fuori dalla foresta. Bene, pile, ne abbiamo quattro. Pieno di uccelli. Aha, qua c'è una macchina. Torna da Barry, ma prima voglio guardare qua. Allora, avrei bisogno un attimo di prendere sta pagina e di andare a pisce una volta. Vediamo un po' i bagni. Poi i bagni c'è la luce, quindi a me piace. Chiuso, aperto. C'è un bel gabinetto qua. Qua un cacchio. La chiave del garage. E c'è una TV. Una storia non è una macchina che obbedisce dei comandi. È una creatura con una vita propria. Puoi scriverla, plasmarla, ma quando cresce inizia ad avere una volontà propria. Cambi qualcosa e scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni. I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi. Gli eventi devono seguire una logica calzante. Un solo errore e la magia svanisce. La storia muore. Alice muore. Ok, è meglio che non muore nessuno. Né Alice né Wade. Puttana, c'era uno in gabinetto. Ma cagheva. Pezzo di me. Madonna che spavento. Peccato che non c'era la webcam. Ma... vedevate la mia faccia da piccio che si spaventava. Andiamo un po' nel bagno delle donne. Se c'è qualcosa. Fucile da caccia, perché si sa che le donne nella borsa hanno sempre un fucile da caccia. Le donne manco hanno più la porta nel bagno e nei gabinetti. Perché sta cosa, scusa? Anche qua non c'è niente. È discriminazione verso le donne, cos'è? Lo fanno lì per te? Ma scusa. Perché? Noi uomini abbiamo il gabinetto tutto bello, lavandino, le panchine, una carriola, e invece è anche una TV, invece le donne proprio neanche il gabinetto. Mamma mia. Allora, apri. Ho aperto. Yes. E io direi che con la notizia che nel bagno delle donne non ci sono gabinetti,
E con lo spavento che ho fatto, direi che per questa puntata è tutto. Non so se è durata mezz'ora o un po' di meno. E niente, un saluto da Crew, un saluto da Wake e uno dalla Jeep. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!